Cagnacci, come sapete, sono uno dei più attenti studiosi della piattaforma di YouTube. Uno che ne ha svelati di trucchi, segreti, trick legati appunto al video marketing per YouTube. Sono uno di quelli che deve sperimentare su se stesso per poi potervi raccontare l'esperienza o per potervi raccontare quello che ho appreso da quell'esperienza. Come sapete, sono in una fase di testing, sono in una fase di sperimentazione in prima persona sul portale Pornhub. Chi mi ha seguito nell'ultimo mese sa che cosa sto facendo, sa che cosa sto tentando di fare: uno studio degli algoritmi, dell'indicizzazione, dei guadagni. A breve penso che potrò darvi un primo resoconto dell'esperienza, ma come al solito non smetto di essere un innovatore. Vi dico che cosa ho fatto sulla piattaforma di Amazon. Ma prima di dirvi questo, vi ricordo che il 23 dicembre alle ore 21:30 ci sarà una live sul mio canale YouTube, ve la lascerò qui sotto in modo che possiate attivare la campanella e ricordarvene, dove vi parlerò di tutti i segreti e i poteri forti dietro YouTube. Sembra una cosa complottista, ma in realtà è una live dove vi spiego come è arrivato il management di YouTuber qui in Italia, cosa fanno questi manager, come si comportano, le differenze tra uno e l'altro, le mie esperienze con i network italiani che gestiscono i canali YouTube. Vi racconterò chi sono i migliori, chi sono i peggiori, cosa possono fare per voi, con che modalità potete approcciarvi. Vi parlerò di guadagni che ci sono su YouTube, come, quanti soldi si fanno, perché, come funziona tutto quanto. Vi parlerò anche del sesso che porta a essere personaggi popolari. E però la cosa più importante è che dopo un'ora che la live sarà partita e ci saranno tanti ospiti, sarà un'occasione per farvi degli auguri, dopo un'ora ci sarà un regalo per tutti coloro che saranno connessi. Una sorpresa incredibile, qualcosa di possiamo dirlo pionieristico, proprio come il mio avvento su Pornhub o il mio avvento appunto su Amazon. Infatti su Amazon cosa ho fatto? Arriviamo al punto. Su Amazon ho sfruttato le recensioni che si possono lasciare sotto gli oggetti, i libri e qualsiasi altra cosa. Ho fatto un esperimento, ho voluto fare la mia recensione video, lasciare delle stelline e allegarci la recensione video ai prodotti, ad esempio, di libri di Claudio Di Biagio e di Redez. Sapete che io ho fatto due video, uno appunto sul libro di Claudio Di Biagio, che avrete sempre qui sotto nelle schede, e uno di Redez, sempre qui sotto nelle schede, l'intera playlist di libri. Cosa ho pensato? Se questi libri, come quello ad esempio di Redez, che sta andando forte, molte persone vorranno acquistarlo, molte persone guarderanno alle recensioni e molte persone andranno a recensire. Quindi può essere quello un luogo per i recensori, per far trovare il vostro canale? Immaginate quanto possa tornare utile questo a chi si occupa di gadget, di make-up, di libri, DVD, serie TV, addirittura tecnologia, vestiti, abiti. Cioè far trovare il proprio video lì sotto quei prodotti, in modo che le persone che stanno cercando qualcuno che le aiuti alla guida all'acquisto, possa intercettarli, andare sul loro canale e farsi un pubblico molto specifico. Anche perché è risaputo che l'80% degli acquisti online viene effettuato solo dopo che le persone, quell'80% di persone, ha cercato recensioni di quel prodotto, utilizzi di quel prodotto sul web. Quindi immaginate quanto possiate essere preziosi per quelle persone. Potete diventare affidabili per loro, un punto di riferimento, farvi una nicchia di pubblico davvero, davvero interessante. Quindi non perdete l'occasione di osservare quello che sto facendo, perché se lo ritenete interessante potrete utilizzarlo anche per voi stessi e per avere sicuramente una visibilità, ma non solo per fare i soldi, per fare le visite su YouTube, quello può essere secondario, ma anche perché se di professione fate qualche cosa è un modo per intercettare il pubblico.
È come, ad esempio, se io avessi un negozio, un e-commerce di borse legato al mio negozio fisico, perché ce l'ho oppure perché non ce l'ho, sotto ogni borsa di Amazon lascio una recensione dove mi premurerò di far capire che io sono un professionista, che c'è anche il mio e-commerce, che ho un mio negozio. È interessante come soluzione, va sviluppata. Sono un pioniere, sono un esploratore, sono il Colombo del marketing, con la differenza che Colombo se lo contendono Spagna e Italia. Dell'Imenlove è solo il più grande vlogger di YouTube Italia. Un saluto, alla prossima.